Ballerine mascherate da Chiara Ferragni che ballavano sulla coreografia scritta da Luca Tomassini, mentre Fedez e Lunga Ax che cantavano il loro ultimo singolo Sconosciuti da una vita, il nuovo singolo del duo che ieri sera l'ha presentato in anteprima a X Factor, nella serata del primo live. Hanno voluto presentarla così questa nuova canzone che farà parte del repack di Comunisti con Rolex, il primo album che ha visto i due rapper unirsi, lo scorso gennaio, alla conquista delle classifiche di vendita. L'album, uscito per Sony Music, è stato certificato doppio disco di platino, per un totale di oltre 100.000 copie vendute, annunciando a sorpresa questo nuovo pezzo, solo qualche settimana fa. E a X Factor convitato di pietra era proprio la Ferragni, la fashion blogger, compagna di Fedez, che ha prestato il volto alle ballerine, alimentando le voci che vogliono la canzone, scritta proprio per lei. La canzone, ad ogni modo, porta la firma di entrambi, con la collaborazione di Danti, mentre l'arrangiamento e la produzione musicale è stata affidata a Michele Canova. Durante il programma, a Cattelan, i due hanno confermato come il progetto A2 sia solo momentaneo e che nel futuro prossimo le loro strade torneranno a dividersi, come spiegato anche in passato. Insomma, Fedez e Lunga Ax sono, come noto, due solisti che hanno voluto provare per un po' la carta della coppia. La canzone è un pezzo sull'amore e sulle difficoltà di una relazione tra due persone complicate, di quanto nella coppia non ci si conosce mai fino in fondo ed in certe relazioni, per quanto longeve, spesso si ha la sensazione di non conoscersi mai abbastanza e per questo di sentirsi come degli sconosciuti. Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita, è meglio così, sconosciuti da una vita. E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita, ma è bello così sconosciuti da una vita. E la critica agli haters è all'inizio della canzone. Io lo so che cosa pensa tutta questa gente, questo è vuoto dentro ma è pieno di sé. Tutto il giorno non fa niente, sta a letto con l'influencer. Chi se ne frega?